Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi parliamo della lamellatrice della Parkside. Lamellatrice oppure biscottatrice, chiamatela come volete. Ho notato che è sul volantino della Lidl della settimana prossima, quindi è in offerta alla Lidl per la prima volta in Italia. Magari qualcuno è indeciso se comprarla o non comprarla. Secondo me è un attrezzo che non può mancare. È un attrezzo comodissimo, io lo utilizzo tantissimo anche per lavoro, per giuntare le strisce di pannello quando creo i falsi telai, visto che i pannelli sono lunghi soltanto 2,5 metri. Se devo fare magari uno scorrevole che è lungo 3, che è largo 3,5 metri, oppure una portafinestra superiore a 2,5 metri, utilizzo le lamelle per incollare queste due strisce. E niente, utilizzo la lamellatrice e non un aggeggio del genere per creare le spine. Questo perché? Perché le spine non hanno margine di errore come prima cosa. E quindi cosa succede? Che se per sbaglio metto una spina leggermente inclinata, poi il pannello mi risulterà con la gobba. Oppure se magari faccio una spina leggermente spostata rispetto all'altro buco, mi rimarrà anche il gradino. Cosa che non succede con la lamellatrice. Questo perché? Perché la lamellatrice ha un margine di errore, quindi cosa succede? Che una volta che incolliamo l'angolo, lo appoggiamo su un pannello, come vedete nella foto, lo lasciamo riposare, il giorno dopo vedrete che l'angolo avrà una tenuta anche molto superiore rispetto a quella delle spine. Allora, niente, faremo due video. Nel primo video vedremo com'è costruita la macchina, vedremo le caratteristiche della macchina e come si regola l'uscita della lama, perché la lama, quando la tirate fuori dalla scatola, non è, come si dice, regolata al punto giusto. Nel secondo video, quello della settimana prossima, invece vi farò vedere come si utilizza la macchina, quindi come si fa, come si creano i giunti sia ad angolo che quelli con planari. Prima di vedere cosa c'è contenuto nella scatola, diamo un'occhiata alle caratteristiche della macchina. La macchina si chiama PDF 900A1, se qualcuno volesse cercarla su internet. 900 watt di potenza, ha un disco da 100 e le fresate sono da 4 mm. Fresate giuste per i lamelli che dobbiamo utilizzare, perché i lamelli sono di 4 mm. 11.000 giri al minuto a vuoto e ha un cavo lungo 3 metri se qualcuno dovesse interessare. Allora, all'interno della scatola troviamo poche semplici cose. Prima di vedere cosa c'è contenuto nella scatola, diamo un'occhiata alle caratteristiche della macchina. La macchina si chiama PDF 900A1, se qualcuno volesse cercarla su internet. 900 watt di potenza, ha un disco da 100 e le fresate sono da 4 mm. Fresate giuste per i lamelli che dobbiamo utilizzare, perché i lamelli sono di 4 mm. 11.000 giri al minuto a vuoto e ha un cavo lungo 3 metri se qualcuno dovesse interessare. Allora, all'interno della scatola troviamo poche semplici cose. All'interno della scatola troviamo poche semplici cose. Sacchetto con il suo raccordo per gli scarti della macchina. Questo è importantissimo perché questa macchina spara truccioli dappertutto e vi arriveranno tranquillamente in faccia. Quindi se non utilizzate un aspirapolvere o un qualsiasi altro macchinario per la raccolta delle polveri, collegate sempre il sacchettino. Chiavetta che ci servirà per svitare la lama, poi vi farò vedere come funziona. E ultimo il pianetto. Libretto delle istruzioni, che nel mio caso non era in italiano. Il corpo della macchina è completamente costruito in plastica. Anche la parte dove si tiene molto spesso la mano non è in gomma, ma comunque io l'ho utilizzata per dei lunghi periodi e posso garantirvi che non è scomoda da utilizzare. Invece il pianetto per spessorare e anche quello per l'inclinazione, come il jig, invece è completamente costruito in alluminio. Poi chiaramente scarico delle polveri, pomolo per la regolazione dell'inclinazione, come vedete qui c'è una freccia, se dobbiamo fare un'incisione su un pannello tagliato 45, basta mettere 45 e chiaramente serrare. Il pianetto invece come funziona?
con questo pomolo si regola l'altezza e con questo invece si va a serrare. Pulsante per l'accensione che rimane sempre in blocco una volta schiacciato. Come funziona? Inclinazione, blocco, per sbloccare basta premere il pulsante. Pulsante per il blocco della lama quando vogliamo cambiare il disco, poi vi farò vedere come funziona. E ora la cosa più importante, regolazione per l'uscita della lama. Allora, la macchina funziona con 6 tipi di regolazione, a noi ci interesserà comunque la 20, che è per i tasselli 20, che sono quelli più utilizzati, quindi pannelli da 18 mm in su, per i tasselli da 10 che sono più piccoli e per i tasselli che si chiamano 0 che sono per i pannelli fino a 12 mm. La regolazione comunque è semplicissima, basta mettere regolazione 20, svitare il dado che troviamo qui e avvitare e svitare la lama. Per la regolazione basta far uscire la lama, prendere un righello, mettere la lama in linea con il puntino rosso che troviamo, che sarebbe il centro della fresata, e far uscire la lama 12 mm. Una volta fatto questo, non ci resta che avvitare il dado. E poi tutte e tre le regolazioni sono fatte di conseguenza. Questo perché? Perché questa è regolazione, come funziona? Guardate la vite, da 20, guardate quanto entra la vite, se spostiamo su 10, la vite entrerà di meno, quindi la lama uscirà di meno, e 0, la lama, come vedete, uscirà ancora di meno perché la vite è entrata pochissimo. Ora non ci resta che testare e vedere se abbiamo fatto un buon lavoro. Prendiamo un pannello, creiamo delle incisioni, inseriamo il tassello e creiamo una riga con una penna. Giriamo il tassello, se come in questo caso le due righe non coincidono, cosa succede? Succede che dobbiamo risvitare la vite o riavvitarla. Questo perché? Perché non abbiamo fatto un'incisione di 12 mm. Quindi ritestiamo. Giriamo il tassello. Come vedete, in questo caso la riga è perfetta, quindi vuol dire che abbiamo creato un'incisione di 12 mm. Ora siamo pronti per vedere come si cambia la lama. Il cambio della lama è semplicissimo. Giriamo la macchina e svitiamo le due viti. Questa e l'altra che è posta all'interno dello scarico dei truccioli. Una volta tolto il jig, non ci resterà che schiacciare il pulsante che avevo fatto vedere prima per il blocco della lama. Quando la lama andrà in blocco, basta usare la chiavetta, quindi praticamente il disco si cambia come un disco di qualsiasi moletta. Ora faremo un test veloce, anche perché settimana prossima creeremo un video doc sull'argomento. Allora, la prima cosa da fare è pulire bene il piano di lavoro. Questo perché? Perché se rimarrà anche un pezzettino di trucciolo, cosa succede? Che poi quando creeremo la fresata non sarà
in linea con quella dell'altro pannello. Quindi pulizia, appoggiare i due pannelli vicini, decidere dove fare l'incisione, quindi la fresata, segniamo con un pennarello o una matita, quello che avete, io uso una penna. Posizionare la regolazione sul tipo di tassello che dobbiamo utilizzare, quindi io utilizzerò il 20. Se vi ricordate c'è una riga rossa, che avevo fatto vedere prima, che è il centro del lamello. Posizioniamolo dove abbiamo segnato con la penna. Stessa cosa con l'altro pannello. Come avete visto, il pannello è uscito perfettamente in linea con l'altra fresata. Come vi dicevo prima, come vedete, ha un margine di gioco, quindi noi cosa facciamo? Mettiamo la colla nei buchi, inseriamo i tasselli, mettiamo in linea e lasciamo riposare. Ora vediamo per la fresatura ad angolo. Utilizzeremo sempre le linee che abbiamo tirato con la penna, togliamo il pianetto, sempre punto rosso in linea con la riga. Puliamo sempre il pianetto. Come vedete, fresatura perfetta. Anche quest'oggi siamo arrivati al termine del video. Come avete visto, la macchinetta funziona bene, secondo me è un'ottima macchinetta per il prezzo che costa. Le macchinette di questo genere, le lamellatrici, di solito costano dalle 80 euro in su, questa costa meno di 40 euro, quindi ne vale assolutamente la pena di comprarla. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Se qualcuno ha qualche domanda da farmi, può anche scrivermi qui sotto nei commenti e vi risponderò. Lasciate un like se vi è piaciuto il video e iscrivetevi al canale. Attivate la campanella, così il prossimo video che farò anche sui prodotti della Parkside sarete contattati. Grazie mille e buona domenica.